Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma a farlo non è la voce di Charles Martinet. Oggi in questo video ricchissimo vorrei discutere con voi di Super Mario Bros. Wonder, quello che per me non solo è stato l'annuncio più interessante del Direct della scorsa settimana, ma anche forse una delle novità più elettrizzanti proposte da Nintendo negli ultimi anni. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale per aiutarmi a raggiungere il traguardo dei 527.346 iscritti prima del 20 ottobre. Secondo me ce la possiamo fare, ma dipende tutto da voi. Iscrivetevi! In descrizione trovate tutti i link del caso per unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Io ho detto tutto, iniziamo! Se ci pensate bene, un annuncio come quello di Super Mario Bros. Wonder è sì un evento importante, ma è riuscito a entusiasmare il pubblico di appassionati molto più di quanto sarebbe stato possibile immaginarsi. In fondo, un po' per i leak e un po' per il successo del film di Mario appena uscito in sala, era nell'aria che un nuovo titolo di Mario, probabilmente in due dimensioni, sarebbe stato svelato a breve. Eppure il reveal trailer è riuscito comunque a cogliere tutti quanti di sorpresa, generando anche un certo interesse nei confronti di una serie che aveva perso questo fattore novità ormai da parecchio tempo. Quindi, prima di parlare di Wonder, bisogna capire quali sono i motivi dietro a una ricezione così entusiastica e perché il nuovo platform sembra essere tutto quello che i fan chiedevano a gran voce ormai da una decina di anni. Innanzitutto abbiamo un fattore temporale. Nintendo sembrava essersi dimenticata dei Mario in 2D e dopo aver saturato il mercato con una serie di uscite molto ravvicinate tra di loro, di cui discuteremo fra poco, ha trascorso gli ultimi anni in un silenzio interrotto solo da iniziative collaterali che hanno aggiunto poco o niente all'evoluzione di Super Mario Bros. Se quindi non prendiamo in considerazione i due Super Mario Maker e la riproposizione su Switch di New Super Mario Bros. U nella versione Deluxe, bisogna tornare indietro di 10 anni quando nel 2013 fu pubblicata la versione remix di questo titolo con protagonista Luigi, o addirittura di 11 anni se vogliamo discutere dell'ultimo titolo vero e proprio di Mario in 2D, che era per l'appunto New Super Mario Bros. U su Wii U. Questi 10 anni di pausa si sono fatti sentire, ma allo stesso tempo l'utenza usciva da un periodo di stanca nei confronti della serie New, che sembrava ormai aver detto tutto quello che c'era da dire e anzi che lo aveva anche ripetuto pure più di una volta. Infatti nell'arco di soli 6 anni Nintendo ha pubblicato la bellezza di 4 titoli New. Siamo partiti nel 2006 con il primo per DS, si è proseguito su Wii, poi su 3DS e infine Wii U. E nonostante si tratti quindi di giochi che hanno segnato la storia dell'evoluzione degli hardware Nintendo e probabilmente hanno accompagnato anche la crescita di molti videogiocatori, nessuno di questi è riuscito veramente a imporsi come unico e realmente innovativo. Se penso a un titolo di Mario, infatti, mi aspetto genialità e creatività, tratti distintivi che si manifestano non solo nel gameplay, ma anche nell'identità visiva di ogni iterazione. Mentre i Mario in 3D in quegli anni stravolgevano ancora una volta il mondo dei platform in tre dimensioni con i Galaxy e con 3D World, lo stesso non si può dire dei New. Sia chiaro, non sto dicendo che siano dei brutti giochi, ma che probabilmente, se togliamo il fattore nostalgia e i ricordi che abbiamo legato a questi episodi, quello che rimane sono dei titoli non di certo ambiziosi e che si sono presi pochissimi rischi. Il debutto su DS avvenuto con New Super Mario Bros. Rappresentava per l'epoca una bella ventata di aria fresca. Anche in questo caso c'era stato un vuoto importante e bisognava tornare indietro al 1995 per trovare l'ultimo gioco di Mario in due dimensioni, dove in realtà non era neanche il vero protagonista, o addirittura al 1992 con Super Mario Land 2 Six Golden Coins su Game Boy. La serie New si presentava quindi come una sorta di ritorno alle origini che integrava però al suo interno tanti elementi moderni. L'utilizzo di grafica poligonale era quasi un passaggio obbligato per mettere in mostra muscoli del DS e l'implementazione di un moveset in gran parte derivato da Super Mario 64 sembrava quasi voler eliminare lo stigma da gioco minore che viene spesso affibbiato agli episodi su console portatile e in generale al gaming bidimensionale. Nonostante un pacchetto completo bello corposo, che includeva anche parecchi contenuti aggiuntivi come minigiochi e multiplayer, c'era comunque la sensazione che si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Ad esempio, dei tre nuovi power-up, quello di Mega Mario rappresentava il gimmick principale,
e anche quello più appariscente, tanto da essere protagonista della cover americana del titolo, ma una volta eliminata la sensazione di novità, ci si rendeva presto conto che si trattava di un qualcosa di estremamente contestuale che al gameplay vero e proprio non aggiungeva nulla di nuovo, a differenza magari del Mini Mario che se non altro era utilizzato per trovare i mondi segreti. E se vogliamo dirla tutta, il nuovo motore grafico risultava sì decisamente più moderno, ma perdeva gran parte del fascino della pixel art che aveva accompagnato i titoli di Mario fino a quel momento. Si tratta però comunque di un titolo storico, ancora oggi divertentissimo, pieno di soluzioni interessanti per l'epoca, il cui più grande difetto è quello però di aver dato vita a una serie di titoli tutti quanti sostanzialmente identici. Ad esempio, Super Mario Bros. Wii introduceva sì il multiplayer e qualche nuovo power-up, ma era già possibile vedere come a livello estetico si iniziasse a seguire un template preciso che riciclava tante, se non tutte, le suggestioni viste in precedenza, non sfruttando poi la potenza decisamente maggiore dell'hardware Wii. Quando si pensa al New, si visualizza subito quel tipo di estetica, con quel determinato level design, quelle musiche e quelle soluzioni di gameplay che venivano riutilizzate tra un titolo e l'altro molto spesso senza il minimo sforzo. E questa identità è anche tremendamente poco ambiziosa e molto generica. Oggi non ho il tempo di scendere nel dettaglio analizzando ogni singolo New Super Mario Bros., ma il senso più o meno è questo: l'episodio per DS ha gettato le fondamenta, quello per Wii ci ha costruito sopra un template, perfezionando tante di quelle idee, e tutto quello che si è visto dopo non si è scostato minimamente da questa formula. Ora qui magari è più un fattore di gusti personali, quindi sono curioso di saperne cosa ne pensate voi nei commenti, ma per me il problema fondamentale della serie New è quella di non avere piglio, non solo di essere sempre uguale a se stessa, ma anche di presentarsi in un modo decisamente poco avvincente. Se ripenso all'evoluzione che c'era tra un Super Mario Bros. E l'altro, stilistica ma anche di gameplay, per me quanto fatto con i New Super Mario Bros. Non regge minimamente il confronto con quanto proposto precedentemente. Aggiungiamoci pure un altro elemento da non sottovalutare. Se l'unico fattore che poteva salvare una serie ormai fatta con lo stampino era l'audacia degli sviluppatori, l'aver messo in mano ai giocatori un builder come Super Mario Maker ha definitivamente esaurito le già limitate potenzialità di questa serie. Quello che poteva essere fatto è stato fatto e difficilmente si sarebbe potuto tornare indietro dopo una traiettoria del genere, anche se poi negli ultimi anni Nintendo ci ha dimostrato come, anche andando avanti col freno a mano tirato, i risultati arrivano lo stesso e per il pubblico non è poi tanto un problema rimanere sempre nella stessa zona di comfort, anzi. Eppure è successo l'impensabile: Wonder è effettivamente un Super Mario Bros. Nuovo, proprio perché senza New. In meno di 3 minuti è possibile vedere tutto quello che negli ultimi anni è mancato nel mondo dei Mario in 2D, e anzi bastano i primi secondi per innamorarsi immediatamente di un prodotto che finalmente si prende il rischio di mischiare le carte in tavola. Della grafica potremmo parlare per ore, e anche se l'ho già fatto in un TG Poro mi soffermerò di nuovo sulle animazioni di Wonder, ma qui tutto ha uno stile fuori dal mondo. Ci sono elementi grafici di contorno come le cornici colorate o i fumetti associati ai power-up che donano una dimensione scansonata che mi sembra raccolga l'eredità stilistica più fumettosa e scansonata dei primi Super Mario Bros. Che si era andata a perdere nel momento in cui i render 3D hanno iniziato a diventare protagonisti assoluti. Anche le proporzioni sballatissime di Mario ricordano proprio quegli sprite giganteschi di Super Mario Land 2 e contribuiscono a creare un'atmosfera familiare, ma anche scansonata e quasi parodistica, che ora sappiamo esplodere poi in quella meraviglia accennata nel titolo. Si torna anche a una musicalità degli scenari, che non è più un'esecuzione ritmica del platforming, ma parte integrante dell'essenza di questo capitolo. Ci si è soffermato così tanto a cercare di capire se dietro alla voce di Mario ci sia ancora Charles Martinet, che forse abbiamo sottovalutato il commento dei fiori parlanti, che sembra un po' la naturale evoluzione delle colline con gli occhi. E a proposito di paesaggi, finalmente siamo fuori dal template standard degli 8 mondi dei New, tutti sempre con le stesse location. Ben vengano i colori lisergici, i luoghi indecifrabili e gli accostamenti impossibili. Anche qui poi i blocchi non possono non far pensare all'assurda creatività del world design di Six Golden Coins, e speriamo che quanto visto nel trailer sia solo un decimo dei mondi di Wonder. Che poi finalmente il level design inizia a incorporare delle suggestioni che richiedono un po' più di sforzo nella creazione di fondali, visto che il trailer conferma l'inserimento di più livelli di profondità per quanto riguarda l'azione. E un'aggiunta del genere non mi fa poi rimpiangere il mancato annuncio di un nuovo platform di Donkey Kong, visto che Wonder
riprende in modo abbastanza esplicito tante delle suggestioni viste negli ultimi platform di DK ad opera di Retro Studios, e mi riferisco in particolare a quella sequenza con la silhouette di Mario lunghissimo che con i suoi movimenti, anzi allungamenti, altera tutto il paesaggio circostante. C'è da chiedersi se quel misterioso nuovo DK sperimentale non sia poi finito in parte riutilizzata all'interno di Wonder, sempre se sia mai esistito. In ogni caso, proprio quella cura maniacale vista in Tropical Freeze, che vi consiglio di recuperare assolutamente se non l'avete mai giocato, rivive in Wonder, e le animazioni sono qualcosa fuori da questo mondo, e non importa quante volte io riguardi il trailer, ad ogni nuova visione trovo sempre nuovi dettagli che rendono ogni singola azione di Mario e compagnia dinamica, convincente e divertente. Guardare Daisy che spinge il tubo, Peach che tira fuori il cappello, i micro movimenti della testa di tutti i personaggi e le loro espressioni facciali, o i continui rimandi dei movimenti di Mario alla storia della serie e anche nei piccoli gesti, mi mette allegria, e c'è un'attenzione ai dettagli a dir poco maniacale. Nella semplicità di una presentazione grafica del genere si nasconde una magia che sorpassa tutti i limiti tecnici di un hardware ormai superato e ci ricorda che lo stile prescinde da risoluzione e frame al secondo. È un bel po' più difficile esprimersi sul gameplay, perché il montaggio del trailer in realtà potrebbe influenzare di tanto la percezione di cosa significa giocare a un titolo del genere. Si percepisce però una frenesia e un dinamismo che mancavano nella gran parte dei contesti nei New Super Mario Bros. E ci sono alcune aggiunte come il sistema di combo, le nuove valute collezionabili e anche il multiplayer senza collisioni che sulla carta potrebbero rappresentare delle interessanti aggiunte. Ma soprattutto il perno dei semi Wonder e delle avventure lisergiche di Mario potrebbe essere un concept che, se sfruttato a dovere, potrebbe aggiungere tutto un altro strato di complessità al titolo. Sulla carta però anche Mega Mario o la febbre dell'oro di New Super Mario Bros. 2 sembravano essere delle piccole rivoluzioni, ma che poi si sono rivelate essere delle piacevoli aggiunte e poco più. Quindi non voglio sbilanciarmi più di tanto, però c'è un fattore innegabile. In un breve trailer si è vista molta più inventiva che in un'intera serie composta da 4 giochi, ed è proprio bello vedere Nintendo tornare a sperimentare con il brand di Mario. Forse l'elefante, il vero colpo di scena finale, non è neanche la novità più interessante di tutte. In fondo già da Odyssey abbiamo visto delle trasformazioni assurde di Mario, e questa deriva furry in realtà segue una traiettoria ben precisa. Quello che per me è liberatorio è l'intenzione di giocare con l'immaginario di Mario, che chiameremo Immagimario, anche in modo dissacrante. Siamo passati da regole strettissime che hanno imposto a Intelligent System il divieto di utilizzo di personaggi secondari all'infuori dei Toad nell'ultimo Paper Mario, ai Koopa sui pattini, a dei Goomba bruttissimi e a delle trasformazioni di Mario degne dei momenti più comici di un Wario Land. Torna così anche un roster molto più variegato, per dire addio al pigrissimo utilizzo delle varianti dei Toad colorati, e delle boss fight che non si limiteranno ai Koopalings, ma che anzi sembrano anch'esse presentare delle situazioni a dir poco inaspettate. Se tutti abbiamo saltato di gioia di fronte al primo trailer di Super Mario Bros. Wonder, è perché finalmente non abbiamo più un'icona intoccabile, ormai cristallizzata nelle sue convenzioni, ma un prodotto che punta a scardinare tutto quello che fino ad ora abbiamo imparato ad apprezzare, rimanendo però fedele alla tradizione. E non vedo l'ora che arrivi il 20 ottobre e spero di riuscire a continuarvi a parlare di questo titolo anche in anteprima, ma purtroppo per ora non posso garantire niente. Sono però curioso di sapere la vostra. Cosa ne pensate della serie New e che effetto vi ha fatto questo Super Mario Bros. Wonder? Anche voi nutrite grandi aspettative nei suoi confronti? Vi aspetto nei commenti, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e se siete nuovi iscrivetevi al canale, perché nei prossimi giorni arriveranno altri approfondimenti del genere, perché dobbiamo assolutamente parlare anche di Super Mario RPG, un altro evento a dir poco epocale. Mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro New, Michele Wonder, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!